un unico aspiratruccioli e varie macchine nel lab? Cerchiamo di mantenere pulito il luogo di lavoro facendo meno fatica con due nostre piccole soluzioni. La prima è quella realizzata da Antonio, che consente di utilizzare un unico aspiratore su tre macchine diverse, agendo soltanto su uno switch a slitta. Costruiamo una scatola in MDF da 12 mm. Con un seghetto alternativo, pratichiamo contemporaneamente quattro aperture rotonde su due pezzi di MDF tenuti insieme da una coppia di viti. Ecco i due pezzi gemelli forati. Tra di essi scorrerà una lamina di formica spessa 3 mm, con un foro di identico diametro che consentirà di selezionare le aperture sull'MDF. Colla e strettoi per assemblare il box. Sul pezzo forato esterno sono stati sistemati gli inviti per i tubi corrugati, 4 in entrata, 2 da 100 e 2 da 45 mm e uno in uscita da 100 mm che va verso l'aspiratore. La lastra di formica che andrà tra i due piani forati di MDF qui è protetta da un foglio di carta che verrà eliminato dopo l'incollaggio. Ciò consentirà anche una migliore scorrevolezza. Sotto la levigatrice si notano due tubi da 45 mm, di cui uno è mobile per un utilizzo al bisogno. I tubi di ingresso al box. Facendo scorrere la lastra di formica, si seleziona la fresatrice oppure la levigatrice oppure ancora la sega a nastro. Una panoramica del box montato sull'aspiratrucioli con tutti i vari tubi. Dal box all'aspiratrucioli con viste da varie angolazioni. La connessione alla siga a nastro con un innesto riduttore per aspirare la polvere dal piano di taglio. Aggiungendo un pezzo di tubo da 100 mm è possibile pulire anche il pavimento. Anche il banco fresa è servito dall'impianto. Ecco una vista dal basso con il tubo da 100 che si inserisce nel foro da 75 mm che si trova sul piano di alloggiamento della fresatrice. Mentre la riduzione da 45 mm tiene pulito il piano di lavoro. Per la seconda soluzione, più elementare rispetto a quella di Antonio, ho utilizzato una T in plastica da 100 mm, su cui sono applicati con rivetti o viti due blast gate che consentono, alzando o abbassando lo sportellino a ghigliottina, di scegliere l'aspirazione o dal tornio o dalla sega a nastro.